Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi vediamo insieme come cambiare le skin delle vostre auto le livree delle vostre auto su iRacing e sì, perché questo colore standard che offre iRacing con la colorazione di base proprio del logo rosso, bianco e celeste dopo un po' stufa quindi come facciamo a personalizzare le nostre livree? prima di iniziare ragazzi vi ricordo che... L'8 settembre prossimo, venerdì alle 21.15, inizia il campionato a Assetto Corsa Competizione. Le iscrizioni sono chiuse, ma vi aspetto numerosissimi nella live per venire a eh, comunicare con noi tramite la chat e a fare il tifo per i vostri beniamini. Dopodiché abbiamo l'evento iRacing di lunedì prossimo, 11 settembre alle 21.15, la prima volta su SimDrivers. Ovviamente le iscrizioni sono ancora aperte e... Anche il BTCC, ragazzi, che questo è uno dei campionati su RFactor 2 attesissimi, dove c'è una formula tutta nuova e soprattutto c'è una prequalifica, secondo me porterà alle stelle l'attenzione per essere selezionati. Come facciamo a personalizzare le nostre livree? Ci sono fondamentalmente due metodi. Il primo è utilizzare il Paint Shop, dove c'è il mio mouse in questo momento, quindi è l'editor di base di iRacing oppure di avvalersi di un fantastico servizio offerto da un portale che si chiama Trading Pints dove avete la possibilità di non soltanto di caricare le vostre skin personalizzate che potete andare a personalizzare che vediamo più tardi ma potete andare a sfruttare l'enorme showroom che è presente su questo portale con praticamente tutte le auto che sono presenti su Racing, basta scegliere il modello di una macchina e qui trovate tutti i modelli a disposizione per essere scaricati. Ci sono un po' di limitazioni, che comunque sono poche, legate al tipo di account che andate a fare. Vi propongono un piano tariffario di 25 dollari all'anno, anzi meno di 25 dollari all'anno, in cui avete dei privilegi a livello di editing. Ad esempio, in questo momento c'è la possibilità di personalizzare il number plate e la possibilità anche di, una, di poter accedere praticamente a tutte le livree presenti sul, eh, sul, sulla loro piattaforma, oppure un account gratuito in cui potete accedere a tutte le livree che sono messe a disposizione gratuitamente dagli utenti che l'hanno caricato. Oltretutto potete utilizzarlo come database di stoccaggio delle vostre livree personalizzate che tramite un loro software andate a richiamare quando siete in pista su iRacing che vi carica appunto la skin che o avete creato o... Che avete scaricato, quindi iniziamo con questa cosa un pelino più complicata, ma che dà molte più possibilità di personalizzazione delle vostre skin e basta semplicemente eh, registrarsi al sito allora facciamo questo passaggio insieme Allora, qui bisogna andare a ricercare l'iRacing Customer ID Number, vi faccio vedere come si fa, è molto molto semplice basta andare sull'interfaccia utente di iRacing, andare in alto a destra dove c'è il casco cliccare sul casco quindi account e magicamente questa finestra vi indica il vostro ID iRacing in questo caso per me è il 649 649 e voi ovviamente inserire il vostro la vostra mail darete una password e la confermerete quindi creerete create account e quindi dovrete confermare per poi fare il sign in o meglio login e a questo punto basta mettere le vostre credenziali indicare che non siete un robot e poi mettete sign in a questo punto avete un account Bello che è pronto, prima cosa da fare assolutamente perché se no ve lo dimenticate, poi dite: Non funziona. Andate qui nel Lomino, quindi nel vostro account, e fate instant install downloader. Quindi andate qui e fate download trending pint. Vi si aprirà, dopo l'installazione, questa finestrella, vi chiedo di spuntare Start Trading Pint on System Startup, cioè di farlo partire in automatico quando avviate il vostro Windows, perché altrimenti lo dimenticate ragazzi, non pesa nulla, non implica nulla, però senza questo programmino non vi carica le skin, e poi mi, mi scrivete Fabrizio non funziona dici cavolate, basta selezionare le prime 5 e siete a posto, lo riducete ad icona e ve lo dimenticate. Quindi, fatta questa installazione, fatto il vostro account, come faccio a, a selezionarmi una, una skin, una livrea sul mio iRacing? Allora, basta andare su Showroom e Explore Paint. Basta fare il filtro della selezione di quello che vi interessa, ad esempio, che ne so, un Audi R8LMS perché io ce l'ho. Vi cercate quella che vi interessa, che ne so, questa qui. Ok, io ne ho una in una libreria, a dire il vero, questa qui. E se siamo fortunati anche se questo Sergio Ornando è un pro ha messo a disposizione il suo, la sua skin, questa qui basta fare race this pint ci cliccate ci cliccate e lui dice vuoi assegnare all'Audi questa, questa livrea? basta fare conferma e poi vi dice ok, non lo faccio perché io ho la mia personale per l'Audi quindi non, non la voglio cambiare, infatti ho creato proprio una mia collezione, collezione con Audi R8 LMS dove c'è quella skin lì che vi, fa, vi farò vedere Qui c'è ovviamente anche la possibilità di fare l'upload delle proprie skin personalizzate. C'è cioè qui in alto a destra, ve lo faccio vedere, dove noi cliccando qui andiamo a selezionare i file del nostro PC. Deve solo avere queste caratteristiche, o essere un PNG o essere un TGA. Ma come faccio a modificarlo? Perché qua mi sono scelto la mia skin tranquillamente, il mio showroom, ma se io la voglio personalizzare come faccio? Prima di tutto bisogna avere delle basi su Photoshop. Come faccio a recuperare il mio template. Quindi andiamo sul nostro Pine Shop e come vedete per ogni auto qui c'è un pulsante che si chiama Download Template. Lo scarico e mi ritroverò questo. Questo è il template che posso modificare come voglio, che devo esportare in come abbiamo detto PNG o TGA, quindi Photoshop lo fa con tutta la tranquillità di questo mondo e dopodiché Posso, dopo che l'ho salvato, andare qui in Upload, d'accordo, selezionare il mio file, lo carico e, e da lì mi chiederà, non lo faccio ragazzi perché non ne ho una pronta, mi chied vi chiederà la vuoi condividere con la comunità sì o no, la vuoi privata sì o no, la vuoi assegnare al tuo team sì o no, insomma vi chiedo una, una serie di cose in modo tale che il portale possa posizionarlo in modo tale da farlo vedere, per, perché magari la vostra skin è fighissima e quindi la gente la vuole scaricare, e metterla a disposizione. Inoltre qui avete la possibilità... Se fate l'upgrade all'account Pro con meno di 25 dollari all'anno eh, vi si aprono altre possibilità, ad esempio quello di avere il paint Builder direttamente sul browser. Quindi non avete la necessità di avere del, delle conoscenze di Photoshop, non avete bisogno di avere Photoshop perché qui ve lo eh, praticamente ve lo disegnate, lo scaricate e ve lo ritrovate direttamente nella vostra libreria. Quindi questo è un servizio in più che viene dato. In più vi dà la possibilità di fare l'editing di questi progetti e in più vi dà la possibilità di fare il. Il number builder quindi la, pos la possibilità di personalizzare come volete il vostro numero quindi fatto ciò io mi ritroverò con la mia libreria con il mio showroom con le mie macchine la mia collezione e potrò andare a poter utilizzare le mie librerie personalizzate su iRacing prima di andare a vedere il risultato di come funziona vi faccio vedere però che possibilità vi dà molto basico iRacing con il suo paint shop L'ho ottenuto alla fine perché è veramente facilissimo. Allora, qui abbiamo eh, i classici modelli che mi pare che siano 23 modelli di grafici. Quindi ne scegliamo una, ad esempio, qui abbiamo i tre colori principali che compongono la, la mia skin. Quindi scelgo un colore e questo è un modello standard, d'accordo, che si può applicare, che può essere applicato sui i 23 modelli, cioè questa colorazione la, la applico sui tre, i 23 modelli. Un po' come succede su assetto corsa competizione, che dà la possibilità. Ovviamente anche di fare la modifica del template, e più o meno è simile. Eh? Qui si possono anche aggiungere gli sponsor. E posso anche qui personalizzare il mio number plate. Eccolo qua: un 68. 78 quello che è e posso anche personalizzare i cerchioni faccio salva e mi ritrovo la mia macchina però è molto basico nel senso che se voglio mettere il logo della mia comunità non posso metterlo ecco in questo senso se voglio cambiare il design eccetera, sono questi sono standard e invece con il template posso fare tutto quello che voglio ed è questa la figata però è anche vero che questi strumenti sono interessanti anche per fare una, una modifica veloce anche per chi non ha un editor come Photoshop oppure non ha esigenze di avere delle skin Personalizzate troppo elaborate, ma veniamo a noi, ragazzi. Adesso verifichiamo che a questo punto la skin funzioni. Quindi il nostro trading paint è acceso. Adesso basta solo fare una gara bene ragazzi eccola qua ho scaricato una skin l'ha installata tranquillamente si vede c'è solo una cosa ragazzi che bisogna fare attenzione che bisogna pazientare perché il programmino di Trading Pints ci mette un pochettino ad elaborare il fatto che siete in pista e quindi poi a caricarvi la skin la aggiorna automaticamente non c'è bisogno di fare nessuna cosa particolare eventualmente se non ve la carica dopo che ne so 3-4 minuti che siete in pista allora basta uscire fuori dalla sessione attuale per poi rientrare assicuratevi Ovviamente che il programmino di trading Pints sia acceso. Quindi, ragazzi, nella speranza che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un commento, magari ho dimenticato qualcosa, a lasciare un pollice in su e ad iscrivervi al canale tanto è gratuito. Vi ricordo, ragazzi, ci vediamo noi venerdì alle 21:15 su questo canale perché inizia il campionato ci sarà una live spettacolare. Da Fabris è tutto, un abbraccio. Ciao!